Io allora con questo intervento introduttivo sulla famiglia e per non togliere tempo ai relatori che con maggiore competenza di me tratteranno del periodo in cui Giovan Girolamo è vissuto e degli ambiti in cui è stato protagonista, mi sono riservato il compito ben più contenuto e modesto di introdurre questo incontro con una sorta di premessa del tutto discorsiva, come vedrete, dedicata alla famiglia di appartenenza del personaggio. Perché in realtà l'importanza di questo ceppo familiare è tale da contribuire già di per sé, in buona parte, credo, a comprendere correttamente la figura del Rossi di cui oggi ci si occuperà. La famiglia Rossi, che in San Secondo ha radicato il proprio potere, la propria storia, buona parte del proprio potere e della propria storia, è famiglia di estremo interesse sia su un piano generale sia su un piano locale. Sul piano generale rappresenta senza dubbio uno di quei lignaggi nuovi che appaiono sulla scena sociale e politica italiana del pieno Medioevo, quando si delineano con maggiore incisività le forze locali riunite intorno al potere vescovile. Certo, non possiamo prestare fede, se vogliamo ricostruire correttamente le vicende storiche su base documentaria, alle ipotesi fantastiche prospettate in tempi tutto sommato recenti, cioè in età umanistica, intendo, ripreso da Vincenzo Carrari, che nel 1583 scriveva la sua storia dei Rossi Parmigiani. Tali ipotesi non esitavano, indulgendo a pratiche storiografiche encomiastiche, correnti e senza dubbio favorite dalla scelta del genere prosopografico, a collegare le origini della famiglia a personaggi dell'antichità romana e a sconfinare addirittura nella mitologia. Già Bonaventura Angeli, però, nella sua storia di Parma del 1591, riservando un capitolo del suo libro, scelta estremamente significativa, per inciso, per valutare la considerazione che si aveva del peso della famiglia sulla storia della città ai Rossi, dedicato al conte Troilo II, pur citando queste precedenti interpretazioni, che senza dubbio costituivano lusinghe nei confronti dei destinatari dell'opera, correggeva, anche col conforto della più realistica storiografia locale di tradizione annalistica, tali eccessi. Riportava piuttosto, e la cosa riveste un certo quale interesse, nuove ipotesi che evidentemente circolavano e che riconducevano l'origine della dinastia all'età longobarda e alla nazione germanica, quindi preannuncio in qualche misura alla funzione militare di questa famiglia. Più che origini mitiche, più che a radici romane o germaniche, una diatriba che in vero ricorda più l'Ottocento che non il XVI secolo e che infatti venne in qualche misura ripresa dalla Fo e da lui risolta a favore di un'origine romana e non salica contro chi sostenesse ai suoi tempi la discendenza dei Rossi da Bernardo, conte di Parma, fine X secolo, l'Angeli premeva un altro tasto che pure aveva evidentemente un certo appeal nel secolo in cui scriveva. Preferiva infatti delineare capostipiti della famiglia attivi nel X secolo, insigniti di funzioni comitali, collegate direttamente all'autorità imperiale di Ottone I. Funzioni esercitate sulla località montane comprese tra Parma e Reggio in direzione della Toscana. Si tratterà di valutare non tanto la veridicità di queste ricostruzioni, quanto la funzionalità di tale ipotesi, la sua capacità di creare un forte nesso tra la famiglia e il potere imperiale nella prima età moderna, o il bisogno di rafforzare poteri locali esercitati in zone particolari del territorio parmense. Tendenze analoghe, seppure con diverso tasso di funzionalismo, si riscontrano anche in opere successive, come quella di Giovan Pietro dei Crescenzi Romani, il quale nel 1639, nella sua corona della nobiltà d'Italia, era tutto teso a teorizzare la comunanza di radici tra Rossi Parmensi e Rossi Piacentini, coi quali fra l'altro l'autore era imparentato, cercando per entrambi ascendenze coi Visconti, oppure coi Conti di Bardi, tramite supposti legami con stirpi dell'Alta Val di Taro e quindi in qualche misura cercando di accrescere il peso del ramo più occidentale, cioè piacentino, di tali discendenze, forse proprio perché tale ramo, fra l'altro, stava inesorabilmente per estinguersi e la cosa accadrà inizio Settecento.
Potremmo anche citare, per concludere questa rassegna, la genealogia di Francesco Stella, 1687, inedita, ma conservata ancora a fine Settecento nel palazzo cremonese dei Marchesi di San Secondo, in cui, con più subdola perizia, dico così perché la Fo vide quel testo ma non lo prese in considerazione, si parlava di un epitafio esistente nella cattedrale di Milano e risalente al 1162, attestante un Rolando Rossi niente meno che vicario generale d'Italia in età sveva. Qualsiasi costruzione genealogica per tempi così lontani e per la nostra famiglia sostanzialmente non documentati, resta dunque una testimonianza significativa sotto il profilo culturale, utile a comprendere aspettative e pulsioni dei tempi in cui tali ipotesi venivano avanzate, ma certo non per risolvere curiosità e necessità storiografiche medievistiche aggiornate, le quali devono più ragionevolmente appuntarsi a periodi più recenti e meno favolosi, ma non per questo meno densi di significato e meno interessanti. Teniamo anche presente che la sicurezza di trovarci di fronte a un'indicazione cognominale nelle fonti medievali e quindi alla possibilità di costruire sicure genealogie comincia a farsi strada per le famiglie eminenti della società cittadina solo a partire dal secolo XIII. Prima di tale svolta dobbiamo solo sperare di trovare indicazioni puntuali e certe di individui e di legami tra singoli individui. Questa certezza, pur sempre limitata, risale per i nostri Rossi solo alla metà del XII secolo. Allora ritroviamo in città un Rolandus, filius Rolandi Rubei, che costituirebbe in qualche misura l'incunabolo della tradizione onomastica familiare. Significativo il fatto che questo documento sia conservato tra le carte del capitolo cattedrale, giacché, come viene verosimilmente supposto da Giovanni Bandieri in un suo studio sulla famiglia dalle origini alla metà del XIII secolo, nei Rossi non possiamo ravvisare i discendenti di un'aristocrazia laica, ma una famiglia che, grazie a probabili rapporti vassallatici con l'autorità vescovile e forse anche col potere canossiano, poter rafforzarsi patrimonialmente nel territorio parmense e maturare funzioni militari particolarmente apprezzate in un momento di robusti scontri politici. Fu, in effetti, nel complicarsi della vita cittadina di fine XII secolo, nel progressivo delinearsi delle istituzioni comunali, nella costruzione di una cangiante trama di raccordi intercittadini, Rolando è nel 1172 tra i rectores Lombardie e parallelamente nei non disprezzati rapporti con l'autorità imperiale che maturarono pienamente le prestigiose chance politiche della famiglia. Resta pertanto confermata la sensazione di quell'idea, che era un po' enfatizzata, come si è detto, dello Stella, di trovarci di fronte a una famiglia ormai pronta a muoversi con sicurezza in età comunale e sveva. È utile riflettere sulla carica podestarile di Rolando Rossi, figlio di Bernardo, del 1180-1181 esercitata in Parma, che in qualche misura, fra l'altro, costituisce l'avvio dell'esperienza di questa nuova magistratura in sede locale. Prima e dopo quell'anno la città risultava infatti retta da consoli. In sé tale alternanza non ha nulla di strano, è cosa frequente. Ma è significativo il fatto che in quell'anno, prima di quella pace di Costanza la quale riconoscerà pienamente l'autonomia comunale, troviamo un Rossi. Il fatto non può non farci pensare a rapporti intercorsi tra i Rossi alla ricerca di più ampi spazi di autonomia e l'imperatore, in un momento in cui ancora le istituzioni comunali a Parma risentivano fortemente di quella tutela vescovile da cui pure i Rossi provenivano e con la quale forse desideravano instaurare rapporti di tipo diverso. La carica podestarile risulta determinante, è per questo che mi ci soffermo, nell'ascesa familiare, perché rafforzò e amplificò il ruolo e il prestigio militare soprattutto. Basterà ricordare come tale carica podestarile si protrasse in Parma innaturalmente, direi, per più anni, configurando una situazione, come dire, di emergenza che forse dichiarava apertamente una soluzione a problemi molto difficili in sede locale.
così come basterà ricordare di Rolando il ripetuto ritorno in tale carica negli anni seguenti e, per riagganciarsi a questa funzionalità militare della famiglia ora decisamente spesa nella carica podestarile, l'impresa vittoriosa del 1198, guidata appunto da Rolando, podestà parmense, quando i parmensi, con uno schieramento ghibellino, cremonesi, reggiani e modenesi, sconfissero i piacentini e i loro alleati nella guerra per il controllo di Borgo San Donnino. Si trattò di una vera e propria battaglia in campo aperto, ove la cavalleria ebbe un ruolo primario. A buon titolo, tale battaglia, detta di San Lorenzo, costituirà l'inizio del racconto delle gesta rossiane nella sala del castello di San Secondo. Accanto